Miei divini, ecco la seconda parte di quello che è stato il nostro giretto domenicale per mercatini dell'antiquariato dell'usato. Questi sono due mercatini dell'usato che stanno tra Firenze e Parma e ci sono le riprese solo unicamente per i libri, le altre non abbiamo potuto farle. Sono sempre comunque riprese rubate, quindi la qualità è quella che è. Come vedete nel primo mercatino i libri sono disposti con un certo ordine, con una certa cura, anche se sono tutti un po' mischiati, si trovano appunto dal manuale per il Fimo, Fil di Ferro, la guida turistica della Sardegna, a delle intere raccolte di enciclopedie un po' datate. Nella parte inferiore poi c'erano diversi libri, alcuni decisamente interessanti. Lì i prezzi vanno dai 2, 3, 5 euro, eccezionalmente si trovano dei 10 euro per dei tomi tipo vocabolari, oppure dei libri d'arte o con delle illustrazioni. Come potete vedere c'è un po' di tutto. Ecco, come grande sorpresa ho trovato anche il mio libro preferito. Grillo da queste parti sta avendo un momento d'oro, perché il sindaco di Parma è appunto un grillino. Questo testo ne parleremo più avanti perché è bellissimo. Ecco, si possono trovare anche delle guide sul fitness o il fai da te. E questo bellissimo testo Mondadori di tutto sui lavori femminili, non sono riuscita ad aprirlo, altrimenti avreste potuto apprezzare appunto la bellezza. Qui c'è un'enciclopedia intera su tutte le regioni d'Italia, però ovviamente è datato e come sappiamo i libri scientifici e questo tipo di enciclopedie dopo 5-10 anni sono ormai da cestinare. Qui abbiamo altri testi, quindi per esempio i diari di Hitler, Coelho, Montecinque. Un bellissimo libro sui bonsai che ho acquistato e poi vedremo dopo. Qui ci sono altri romanzi più o meno leggeri, addirittura un manuale per i rifiuti, poi c'è Alberoni che sta per arrivare, eccolo qua. Un libro che non sono riuscita bene a decifrare, probabilmente faceva parte di qualche collana, un libro sugli interni, quindi l'arredamento degli appartamenti, e due testi relativamente recenti, uno della Littizzetto e l'altro di Piero Angela, sempre 3 euro. Quindi per chi magari li cerca o comunque vuole leggerli, diciamo che non è che spenda molto, fa un ottimo affare. Questa è una bellissima edizione della Smorfia Napoletana, assolutamente nuova. E poi, vabbè, mi sono emozionata perché ho trovato due edizioni del mio libro preferito e non mi è mai capitato e quindi, insomma, è un momento godereccio. Questo è un librettino che trovate aggiunti librerie. Qui era a 3 euro, se fosse stato 1 euro l'avrei preso, ed è sui vari momenti, diciamo così, di dialogo, di scambio di battute tra coppie. Fate magari il fermo immagine, leggeteli perché sono davvero straordinari. Noi ci siamo fatti 4 risate e penso che se questo fine settimana tornerò in zona e se lo trovo, probabilmente lo prenderò. Proprio le discussioni da divano è molto molto bello. Come vedete dietro ci sono anche dei libri datati, però bisogna intendersene. Questo è Bonsai, una guida che costava 9,90 euro, che trovate ovunque, e qui è stata messa a 3 euro. L'ho acquistata perché mi è stato regalato un bonsai della mia dolce metà che ho avuto la capacità di uccidere, però lui non ha voluto morire completamente, è rispuntato e quindi devo dargli un'opportunità, quindi devo capire come fare a tenerlo. Questo è il secondo mercatino ed è veramente una sofferenza perché gli scaffali sono precari, i libri sono ammassati, polverosi, c'è di tutto messi in modo inguardabile, proprio una sofferenza per l'anima. Appunto ci sono i dizionari, i libri di testo scolastici, il libro editoriale di medicina, quindi qualche medico che se ne è disfatto. Come dicevamo prima, le edizioni scientifiche dopo 5 anni ormai sono da buttare, quello che è straordinario e che costa un'lira di Dio. Comunque, questo è un libro che ho letto sul Kindle, da cui è stato fatto anche un film, I giorni dell'abbandono, ed è bellissimo, ne parleremo magari in modo più dettagliato più avanti. Ecco, qui ho tirato fuori il libro di Bevilacqua, che è relativamente recente, sempre a 3 euro, in ottimo stato.
credo che non sia mai stato letto, neanche aperto quel testo, poi vediamo che cosa riesco a tirare fuori. Ecco, anche qui sono immagini rubate, quindi sono un po' precarie. Qui c'è un testo in inglese che ha attratto l'attenzione della mia dolce metà. Poi vediamo. Questo, sì, questo ho curiosato, Itinerario a Dio, sembrava una sorta di libro saggio sulla rappresentazione divina nell'arte e in arte e raffigurazione. Questo è un libro di Guerra e Pace, una versione un po' vecchiotta, però chi vuole leggerla comunque spende 2 euro e ha la possibilità di leggere il testo. Poi altri testi che vanno dai scolastici ai romanzi. Come vedete qua c'è una bellissima edizione della Bibbia per ragazzi, tutta illustrata, e adesso c'è un momento abbastanza comico, perché la mia dolce metà fa un'associazione tra questo libro e il nostro povero Silvio, cioè un libro scritto da un comico che ne faceva parodia, ed è una cosa simpatica. Questo è Giuseppe Pontigia. A 2 euro un testo che io ho e che ho pagato molto di più, a 3 euro scusate, che io ho pagato circa 20 euro. Altri testi che purtroppo non si riesce bene a distinguere, c'è addirittura Gomorra di Saviano che costava anche questo sui 3 euro, in ottimo stato, credo anche questo probabilmente è stato un regalo, non è mai stato letto perché era assolutamente integro. Poi altre raccolte enciclopediche decisamente datate, io che faccio un danno, cerco di recuperare con altri testi, ad esempio questa faceva parte di una collana, Trazione fatale, I sette peccati di qualche giornale. Poi questo libro per ragazzi che probabilmente è associato alla famosa penna, un test, un libro quiz dove appunto venivano fatte le domande e poi appoggiando la penna si capiva meno se era la risposta corretta. Questo è Il mondo degli animali, ma in particolar modo questo libro che adesso poi sfoglierò, che è di Luciano De Crescenzo, La Napoli di Bella Vista, dove c'è il racconto della Napoli degli anni 50 e 60. Beh, qui mi sono emozionata, l'ho trovato la via di Cremona. Appunto dicevo della Napoli degli anni passati, tutta documentata attraverso fotografie molto belle e commentata con appunto l'arguzia di Crescenzo. Un bellissimo libro testimonianza della Napoli di un tempo abbastanza passato. Queste sono le 10 stupide cose che le donne fanno per rovinarsi la vita, ve lo racconterò appena l'avrò letto perché l'ho acquistato, è incuriosito il titolo. Qui abbiamo un altro testo di Bevilacqua assolutamente integro, Istanbul, quindi ci sono anche delle guide turistiche, altri testi, Fuori rotta che non conosco, un'edizione abbastanza datata dei Promessi Sposi. Poi io speriamo che me la cavo, un bellissimo libro, abbastanza vecchiotto, questo tra miti sopra il cielo per chi ama il genere inutile di questo autore. E poi altri testi, ecco, altre inquadrature un po' così tremolanti, però insomma per darvi un'idea dello stato e della quantità anche di libri. Qui bisogna veramente perderci tempo, nel senso bisogna rimanere in questo posto per circa un'oretta e avere molta pazienza e voglia anche di sporcarsi le mani, perché siamo usciti con le mani completamente nere. E purtroppo la polvere, l'abbandono di questi testi è veramente imperdonabile. Qui abbiamo Ulisse. Poi, ah sì, anche dei topolini o comunque dei fumetti, perché è interessato. Si trovano, chi fa la collezione cerca numeri in particolare, o anche li cerca per fare dei lavori di decoupage, qui li trovate ad ottimi prezzi. Anche in questo caso andavano 2-3 euro. Fino a un massimo di 5. Questa è una collana che io ho collezionato per lungo tempo e c'è un po' di tutto, insomma, come vedete, assolutamente nuovi per chi vuol completare. Infine vi lascio col mio appello,
e con i miei saluti, baci e gusanas.